L'Italia ripudia la guerra, dice la nostra Costituzione, e soprattutto le forze armate hanno compiti esclusivi di difesa dei nostri confini. Quando vanno all'estero, come ho anche evidenziato nel mio discorso, sono stimatissime nel mondo perché sono portatrici di pace. Quest'anno abbiamo voluto dare maggiore visibilità, evidenza al concetto di unità di cui poi le forze armate sono grandi custodi, proprio in un momento anche difficile sia a livello internazionale che interno per motivi che noi tutti conosciamo, e invitando le scuole, cercando quindi di essere veramente, di dare questo segnale di unità e di coesione sociale che in questo momento è fondamentale, e questa ricorrenza ci offre lo spunto quindi di riflessione e di coesione dal punto di vista sia istituzionale che sociale che economico.